La Sardegna e l'agricoltura, anzi in particolare l'allevamento sardo. Ci sono tanti problemi che affliggono il comparto agricolo e soprattutto il comparto degli allevatori dell'ovicaprino. Oggi abbiamo con noi due ospiti molto importanti, molto rappresentativi di questo settore, che sono due pastori, due allevatori, Gianuario Falchi e Nennè Dosanna. Buongiorno e grazie di essere con noi a tutti e due. Li ho invitati per Buongiorno. esprimere con le loro parole quali sono i problemi fondamentali che affliggono gli allevatori sardi in questo momento, e si tratta di una serie di problematiche che riguardano sia i finanziamenti che la regione dovrebbe erogare che altri aspetti importanti. Ma andiamo per ordine. Cominciamo ad ascoltare cosa ci dice Gianuario Falchi. Ciao Gianuario, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Diamoci del tu, Gianuario, non ti preoccupare, grazie. Va bene. Allora, inizia a spiegare ai nostri ascoltatori quali sono i principali problemi che state affrontando. Ma i problemi sono sempre gli stessi, che partono dalla burocrazia a chi ci rappresenta. Praticamente noi leggiamo sui giornali tutti i giorni che sono stati sbloccati i premi, che sono stati sbloccati i finanziamenti, che è tutto sbloccato, però i nostri conti sono sempre in rosso, non arrivano i soldi. Dunque, sicuramente c'è qualcosa che non funziona, come sempre, perché ogni volta che andiamo a chiedere spiegazioni, non, loro dicono che va tutto bene, non va tutto bene. Poi la cosa più importante è che manca la comunicazione anche dalla parte politica verso il settore, perché penso che se tutte le cose sarebbero andate bene, non sarebbe successa né la guerra del latte che è successa e né tutto il resto. Certo, capisco Gianuario, ma allora per capire, voi non avete ricevuto per ora i ristori, i finanziamenti, le anticipazioni che aspettavate per cosa? Per dei progetti specifici o in generale per i danni che avete avuto dal Covid? No, no, ma mancano anche i premi. Il premio unico a molti non è arrivato. Si dice che è stato pagato a molti, invece non risulta, perché a noi ci chiamano e le continue lamentele che ci sono, ci risulta che molti premi non sono arrivati. Poi ci sono tutti i PSR, i pochi che hanno fatto, perché di PSR ne hanno fatto veramente pochi, siamo fermi 6 anni. Con un PSR come si deve. Cioè, noi siamo una regione a ritardo di sviluppo e il PSR è fermo 6 anni. Come possiamo metterci a pari passo con le altre regioni se non si riesce a far partire un PSR come si deve, che arrivi un po' a tutti? I pochi che sono stati fatti sono sempre senza pagati, si è fatto anche il PIF e risulta senza pagato. E poi la cosa più dannosa che c'è, quando si dice che sono stati pagati i premi unici, è che magari sono arrivati al 40% delle persone, ma il 60% che è rimasto senza pagato non si rendono conto che sono esposti a rischi bancari, hanno tutto da pagare e stando ai tempi, prima la scadenza a ottobre, poi a dicembre, siamo a gennaio che non riusciamo più neanche a entrare al portale a verificare se è possibile che ci paghino o meno. E Ok, comunque. è chiarissimo, grazie Gianuario. Ma voi, chiedo a te, ma chiedo anche a Nennè Dosanna, do la parola a te Nennè adesso, di questi problemi siete riusciti a parlare con qualcuno dell'assessorato all'agricoltura o del gabinetto oppure della presidenza della regione? Siete riusciti ad avere un interlocutore politico in Sardegna per esporre questi problemi? No, con nessuno, non abbiamo avuto interlocuzione con nessuno. Per Ma le avete chieste? Non vi sono state esempio, date risposte? io. Come? Ho chiesto, Nenedu, se voi avete cercato questa interlocuzione e non siete riusciti ad avere risposte, è andata così?
cercare, diciamo che ormai non cerchiamo niente, perché ormai non c'è, cioè uno si scoraggia anche di cercare l'interlocutore quando l'interlocutore non riesce nemmeno a capire a capire i problemi che sono in giro, capito? Nel mio caso adesso, e nel caso di molti, è la progettazione, le misure strutturali. Queste misure strutturali non riescono ad andare avanti a causa del nuovo ente pagatore sardo, che è nato senza essere preparati a mandare avanti questo progetto. Ho In capito. pratica loro non hanno un sistema informatico capace di gestire queste situazioni. Certo, ho capito. Quindi c'è intanto un problema di sistema informatico della regione, dell'assessorato per l'accesso alle pratiche di finanziamento, se non ho capito male, no? Che non funziona bene, non consente agli operatori, agli allevatori di accedere e poter inserire le proprie richieste e quindi chiaramente non consente loro poi di ricevere le anticipazioni a cui avrebbero diritto. E oltre a questo c'è un problema di dialogo, di interlocuzione politica, perché mi sembra di capire che con l'assessorato regionale non riuscite ad avere un'apertura, un ascolto per esporre le vostre problematiche in maniera completa e efficace. Ho capito bene, Gennario? Sì, ha capito bene. Noi, a dire la verità, siamo qualche annetto che non abbiamo più rapporti diretti con loro, anche perché, come ha detto Nenneddu, è inutile che si va a parlare, che ci dicono sì, facciamo, facciamo, e poi tutto rimane lì. Non è stato fatto niente, anzi, per di più ci illudono che è tutto a posto, ma non è così. Le faccio un piccolo esempio. Noi adesso con la soppressione delle ARAS che avevamo un servizio agli allevatori che ci consentiva di fare la certificazione per il latte e logicamente per i formaggi e in più ci davano l'assistenza per il benessere animale. Loro ci avevano garantito che entro il 31 dicembre avrebbero risolto tutto e il laboratorio sarebbe ripartito il 1 gennaio sotto la ore. E a oggi risulta ancora sempre una promessa, anzi con la possibilità di mettere come precari sotto la ore i 250 che sono stati licenziati dall'ARAS. Oggi però siamo già a più di metà del mese e noi ci manca già la prima certificazione del latte che ci andrà a penalizzare sul benessere animali. E non credo che sarà una situazione risolta, visto che stiamo parlando di precariato. Non è che hanno stabilizzato questi in lavoro, no, si parla a tempo determinato. Un settore come Gianluario, l'AORE, spieghiamo per chi non lo conosce che cos'è. È l'ente pagatore, uno degli enti regionali per il pagamento dei premi, No, no? è un ente regionale, noi ne abbiamo quattro di enti, che Sì. io sinceramente non ho mai capito perché ne abbiamo quattro, perché poi fanno tutti e quattro la stessa cosa, bastava averne uno e avrebbero fatto tutte le cose, invece ne fanno magari quattro e male, e oggi si è visto infatti che la situazione non è risolta perché non sarà semplice da risolvere, però come al solito noi ne pagheremo le conseguenze. Andremo in penalità col benessere animali e rischiamo di non poter più certificare il nostro latte. Non voglio pensare a cosa succederebbe se questi non si mettono in testa che noi non abbiamo tutto questo tempo burocratico di far passare mesi a sistemare le cose. Ho capito, insomma, una situazione molto complicata in cui Argea, che sarebbe l'ente pagatore sardo, ha delle lentezze, delle difficoltà nell'erogare i finanziamenti enormi che si accumulano da mesi e mesi. E quindi quello che doveva essere una soluzione, un'accelerazione per questa funzione dei pagamenti dei contributi agli agricoltori sardi si è rivelata invece una trappola che ha complicato e rallentato ancora di più questo
questo aspetto. E poi appunto c'è il problema della stabilizzazione dei dipendenti di queste agenzie regionali che sono più di una, che svolgono compiti diciamo paralleli o complementari e con una sovrapposizione che non giova al risultato, e sono appunto questo lavoro di cui hai parlato poco fa. E insomma, il risultato è che voi operatori del settore non vi sentite minimamente tutelati, avete delle grossissime difficoltà con tutta questa burocrazia, alle quali si aggiungono le difficoltà tecnologiche, telematiche dell'accesso al portale. Giusto, Nenè, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì, quella è una cosa gravissima, perché uno che ha fatto un investimento in campagna, uno che ha investito solo, per esempio io non ho chiesto nemmeno 1 euro di anticipazione per evitare la lungaggine di agenda. Il mio tecnico entra nel portale per chiedermi il finanziamento, in questo caso dell'80%, e non riesce ad accedere. Mi devono spiegare come fa uno che ha speso centinaia di 1.000 euro per migliorarsi nella gente, come fa ad andare avanti se non gli arrivano questi soldi? Assolutamente. Sì, questa è una situazione molto grave. Capisco perfettamente come un qualsiasi imprenditore che fa degli investimenti di tasca propria, anticipando le risorse finanziarie e chiaramente poi si aspetta di poterle recuperare attraverso i finanziamenti, che la regione dovrebbe mettere a disposizione, si ritrova un blocco davanti e quindi ha dei problemi assolutamente con le banche che hanno sostenuto questi finanziamenti. Quindi è assolutamente urgente e concludo questo incontro rivolgendomi al presidente della regione Sardegna Solinas e all'assessore Murgia, l'assessore all'agricoltura, perché è veramente urgente e importante che mettano mano a questa situazione. I pastori, gli allevatori sardi sono uno dei comparti più importanti per l'economia regionale. Non possiamo abbandonare queste imprese cruciali per il territorio che, tra l'altro, veramente hanno anche una importanza sociale grandissima per un territorio martoriato economicamente come quello della Sardegna, soprattutto oggi. E quindi veramente faccio questo appello al governo regionale sardo perché affronti immediatamente con assoluta urgenza queste problematiche, se necessario incontri questi rappresentanti dei pastori che sono collegati con noi per avere tutti gli approfondimenti del caso, ma soprattutto si occupi della risoluzione dei problemi del portale, dell'accesso al portale e della effettiva, concreta erogazione di questi finanziamenti, che agli annunci sui giornali, sulla stampa, seguano i fatti. Io vi ringrazio entrambi moltissimo per la vostra presenza, per la vostra testimonianza importantissima. Spero che questo collegamento possa produrre qualche risultato. In ogni caso, restiamo in contatto, continueremo a seguire questa situazione e eventualmente intraprenderemo nuove iniziative. Grazie, grazie Gianmario, grazie Nenneddu e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci sentiamo e ci rivediamo presto. Buona giornata.